Ciao belle, ben ritornate. Oggi faccio il video dei campioncini finiti. Ne ho finiti parecchi più un paio di mesi fa, tipo a marzo, aprile. Poi dopo mi sono un po' fermata perché avevo deciso di portare avanti i prodotti in full size. Ho però veramente tantissime cose da dire. Non penso vi farò più di tanto una carrellata, ma ve li spiegherò un po' per reazioni, per opinioni ovviamente. Per quello che mi hanno lasciato dopo un paio di mesi. Ho raggruppato in questo caso i campioncini per tipologia e o provenienza, dipende un po' dalla situazione. Inizio con i campioncini che ho ricevuto ai Cosmo Prof sia di quest'anno che dell'anno scorso, ce n'è uno. Allora, ho utilizzato della Plantest che ho ricevuto l'anno scorso perché quest'anno la Cosmo Prof non c'era, è l'aloe vera, con effetto freddo, effetto immediato, 3 mesi di PAO e la quantità era 4 ml. L'ho utilizzata durante la fiera perché avevo le gambe che proprio non me le sentivo più. Normalissimo. Di certo non è che andrei a prenderlo perché mi abbia dato chissà che giudizio positivo. Stessa cosa per il gel gambe dell'Equilibra che ha un 30% di aloe vera, presumo. E non so dirvi la quantità e altro perché ho tagliato completamente la confezione quando ero a Bologna. E veramente mi è piaciuto. Questo può essere utile anche per i denti. Gusto menta. Era un dentifricio. E io l'ho utilizzato sulle gambe. Che scema. Che figura! Lasciamo perdere, andiamo avanti. Tanto lo tengo perché dovrei tagliare una figura di M puntini puntini. Ho cambiato l'utilizzo di un dentifricio sulle gambe. Brava, Jay. Vabbè, andiamo avanti. Poi dopo, dentro a una borsa della Belle, avevo questi due campioncini che sono una base opacizzante della Belle. Non mi è dispiaciuta, solo che io non la trovo. E poi dopo c'era un fondotinta ipoallergenico, sempre effetto matte 03 Sunny Beige. Non era la mia colorazione e per quella un'applicazione, una e mezza che mi sono fatta, non è che andrei a riprendere. Valuterei molto l'acquisto di questo prodotto dell'Alchemin, che è una crema viso eudermica e ha 4 ml di prodotto e un PAO di 6 mesi. Molto buona, non è testata sugli animali, lo sapete dal certificato ICEA. Questo è un prodotto dell'Alchemilla che non mi dispiace, solo che a me l'Alchemilla sta un po' sulle scatole come marchio perché tempo fa aveva dato dei campioni in omaggio delle full size a persone che su YouTube non seguo tanto volentieri. E un po' per questo. Io mi faccio anche influenzare da queste cose, non so se a voi capita. Poi dopo ho terminato, ma ne ho utilizzati veramente tanti di questo Luce Daytime, quindi una crema giorno. E è prodotta dalla Beck SRL di Forlì, Beck Natura. Questa qui, un po' troppo pesante secondo me. Mi è piaciuta tantissimo questa linea qui, questo marchio che ho sempre trovato al Cosmo Prof di quest'anno, della Now Bay. È certificato Eco, cioè mi piace anche la confezione delle bustine. E tutti e due hanno 12 mesi di PAO, solo che questa della Now Bay spagnola come brand. E questa era un antiassedante, una crema viso che la mia pelle l'ha assorbita senza problemi e anche questa emulsione per il corpo mi è piaciuta tanto, peccato che in una bustina ci avrei fatto un braccio, però per quel braccio dopo era comunque tutto sommato abbastanza morbido. Altra azienda che dava dei campioncini al Cosmo Prof, li prendevate da una bulla e poi dopo c'era la possibilità di prendere anche una gialettina con dell'acido ialuronico che io devo ancora testare per bene perché lo devo ancora provare. Sono queste bustine da 1 ml ciascuno. Io avevo due antiossidanti e un trattamento per pelli mature comunque con acido ialuronico e vitamina E. E invece questa era una. Ah, questo era l'anti-aging, gel viso e anche questo con acido ialuronico e vitamina E. Tra i due ho preferito questo perché questo non mi si asciugava tantissimo e poi dopo faceva l'effetto un po' che a me non piace di crema che ti si accumula
accumula in determinate zone del viso e poi dopo vi fa quelle specie di caccolette o comunque di quell'accumulo di prodotto che è un po' brutto da vedere, vi grattate e vi sentite questa cosa tra le mani. E non vedo l'ora di utilizzare soprattutto l'acido ialuronico perché, come spiegava la ragazza dello stand, è veramente molto molto importante utilizzare l'acido ialuronico per qualsiasi età. Io questa cosa non so dirvela effettivamente perché da quello che mi ricordo l'acido ialuronico è più adatto per una determinata età, non per la mia che la pelle è molto giovane, però poi comunque io non faccio distinzioni, utilizzo anche le creme anti-aging, soprattutto alla notte, così do una bella botta alla mia pelle. Poi dal giornale, quindi dai vari giornali che ho recuperato in questi mesi, ho terminato 3 campioncini della Vichy che o trovavo all'interno del giornale o che magari trovavo qualche iniziativa online. Ho finito della Neovadiol Magistral, un balsamo nutriente densificante. Ne ho anche altri, ma non ho nulla di pervenuto da farvi sapere. Della Life Active Supreme, un siero correttore continuo, senza parabeni. Non mi è dispiaciuto, sinceramente, ma non è che andrei a comprarmi in negozio da Vichy, soprattutto in farmacia. Mi è piaciuta molto anche questa linea nuova della Idealia Skin Sleep, che è un balsamo in gel riparatore per la notte. Mi è piaciuto molto, questo l'ho trovato sia all'interno di un giornale, mi dava anche la possibilità di avere un 10 euro di sconto, ma non mi faccio abbindolare da queste offerte quando ci sono i campioncini. Poi dopo ho finito l'ultimo campioncino che avevo trovato dentro una borsa dell'Aqua Source della Biotherm, che non mi è piaciuto, mi piace di più quello viola che tempo fa ne ho recuperati parecchi perché avevo preso parecchi giornali con quel campione e ne ho ancora di scorta, e della Clarin, che è un marchio che a me non piace tantissimo, un 2 ml, un siero Mission Perfection, non mi è piaciuto tantissimo, non vado matta né per la Clinias né per la Clarin, quindi lasciamo perdere. Poi i brochet, quando si ricordano di darmi dei campioncini che non siano i mini formati di bagno doccia, che ormai non ne posso più vedere e non li posso neanche più sentire, basta, non ce la faccio più, ho finito 2 BB cream che mi hanno dato al posto della solita maschera, quella della sebo vegetale che mi cacciano sempre, che a me non piace perché mi secca troppo la pelle. Non mi dispiace, questa è la colorazione medium, ma ho visto che hanno fatto una nuova colorazione anche per chi ha la pelle molto 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 scura. Adesso c'è la light medium e la dark medium, o comunque dark, ce ne sono 3 adesso. Probabilmente con il fatto che adesso sto finendo anche la seconda tessera da Yves Rocher, presumo che mi prenderò di nuovo la BB cream come omaggio, perché ne sto utilizzando una in questo periodo che è troppo scura e non mi piace più di tanto sembrare un'africana fino a qui e poi dopo bianca mozzarella, non mi pare il caso. Prodotto che stramo, il contorno occhi dell'Anti-Age Global, non posso dire altro, fantastico, ne ho comprate 2 di boccette e se finisco un paio di contorno occhi che ho adesso, più avanti me lo riprendo, e un profumino della Naturelle Osmanthus, che è di una nuova linea, ma non mi dice niente. Stessa cosa di Yves Rocher, ho terminato un campioncino che questo mi sembra sì fosse per la festa della donna, una boccettina in vetro, un mini formato che doveva essere di 4 ml, giusto, della Evidence. Io avevo già provato il profumo in questa confezione qui. Non mi dispiace come profumo. L'unica pecca dei profumi della Yves Rocher è che a me non persistono sulla pelle. Li sento per 5 minuti e dopo, ciao, buon dì, sono andati a farsi friggere. Quindi ringrazio per la occasione di omaggino per provare il prodotto, ma non te lo andrò a prendere in negozio, mi dispiace tantissimo, a me no, neanche per il mio portafoglio. Poi dopo ho finito della Garnier, che è un altro marchio che si trova facilmente per i campioncini all'interno dei giornali oppure anche online, che fanno delle iniziative molto vantaggiose per i campioncini. Ho finito le BB cream anche in questo caso e devo dirvi che il campioncino per la pelle grassa, che io ce l'ho mista,
Mi sembrava troppo unta e non mi piaceva per niente. Invece la BB Cream per pelli normali, quella classica, mi è piaciuta tantissimo. La colorazione era la Light Clair in tutti e due i casi e non escludo che potrei prenderla perché è capitato più e più volte che io provassi questo genere di campioncino e mi sono sempre trovata bene. Questa no, quella con la scritta azzurra che c'è combination. Oily skin, cioè pelli miste a grasse, un correttore miracoloso 5 in 1. Vabbè, lasciamo perdere. Poi dopo ho finito tantissimi campioncini, potrei giocare anche a Monopoli, magari se non ci fossero più le banconote del Monopoli potrei utilizzare i campioncini come monete probabilmente. Questo è il marchio Dermophysiologique che avevo trovato all'interno della box My Beauty Box che mi aveva omaggiato il sito di Mi Cosa Cerchi perché molto spesso io lo taggo quando c'è qualche campioncino da avere assolutamente. Ringrazio ancora Serena per l'occasione e vi metto qua in alto il video che avevo già fatto. Allora, questo marchio costicchia un po'. Sapete che nel mio progetto smaltimento prodotti ho i due formati grandi, quelli dedicati al seno, che vorrei terminare perché non è facile per me utilizzarli, perché non è che io sia piatta, anzi. E poi dopo non mi piacciono perché quando sudo quei prodotti fanno un puzzetto che non mi ispira tantissimo. Allora, che cosa dirvi dei campioncini invece? I campioncini per il viso che sono o crema riparatrice viso e ne avevo due, oppure avevo la crema viso nutriente intensiva 24 ore e ne avevo due. Poi dopo avevo anche una crema contorno occhi per pelli sensibili e anche qua ne avevo due, se non sbaglio. Sì, poi c'è la crema viso nutriente, altri due campioncini. Rivitalizzante crema viso, anche questa, e una crema nutriente contorno occhi 24 ore. Questa è l'unica che non mi è piaciuta perché mi sembrava facesse una patina e mi seccava il contorno occhi invece di nutrirlo e avevo un po' di problematiche. C'è anche da dire però che questi campioncini la maggior parte li ho utilizzati quando sono andata via, il ponte del 1º maggio, e sapete che la mia pelle soffre tantissimo quando c'è uno stress di mezzo, quindi cambiamento soprattutto di posti, di luoghi, non si comporta benissimo. Le creme viso mi hanno aiutato parecchio, il contorno occhi no per niente, e di sicuro non li vado a acquistare, neanche ve le consiglio perché costano 60 euro per la crema. Lasciamo perdere. Poi, sempre da Cosmoprof, ho finito questi campioncini di fondotinta della Joan Collins che si trova anche da QVC in vendita. Non mi dispiacciono, le colorazioni più adatte a me erano la Cool Fair e la Warm Fair. Non mi dispiacciono, solo che io non andrei a acquistarle da QVC perché io innanzitutto non sono neanche cliente e non lo vorrò mai essere e spero di mantenere questa promessa. E poi perché, boh, vedere così per televisione le cose, mi piace vedere le presentatrici, come presentano il prodotto, vedere se dicono qualche cacchiata oppure no, ma non andrei a comprare. E poi dopo ho finito tantissimi profumi perché le riviste mettono profumi come se non ci fossero un domani. Chanel No. 5. O numero 5, come lo volete. Due profumi di Alien, che questi sono i migliori perché si sentono ancora. Buonissimo. E Erika Oricchio, hai ragione, molto buono. Molto, molto, molto buono. E sappi che c'è l'erogatore per ricaricare il profumo alle profumerie Unix. Sappilo. Io non ti ho detto niente, ma sappilo. Poi dopo, due campioncini della Candy Prada Floreale. Vabbè, insomma, grazie per aver provato questo profumino così tanto per te. E questo della Elisab, che non era male neanche questo, ma secondo me costa un fottio e mezzo. E non vado a dargli tutti quei soldi. Tutto qua. Questi sono tutti i campioncini che ho finito nell'ultimo periodo. E qui ho la bustona piena e questi saranno tutti quelli che io dovrò terminare. Mi do una tempistica, 2 mesi di tempo. Di solito ogni 2 mesi vi facevo questo video e voglio terminare
i campioncini che ci sono all'interno di questa busta in 2 mesi. I campioncini sono vari ed eventuali, ho tantissimi fondotinta, per esempio ho Clinique, ho Dermablend Vichy, ho un fondotinta della Dior, quello Nude Air, un altro Nude Air che ho trovato su un giornale, la Lancome Tinte Miracle, no, perché non è inglese, Tinte Miracle e Estée Lauder. Poi dopo c'è un altro Lancome Tinte Idol Ultra 24 ore, la BB Cream della Normaderm della Vichy, un'altra, e il cushion della Lancome Miracle Cushion, che è ancora chiuso, ebbene sì, e ce l'ho da gennaio di quest'anno, uno shampoo della Elviv. Poi dopo che cos'ho? Vi faccio tutta la lista così vedrete. Una crema viso della Eubos, 2 gel viso della Normaderm, un Hydra Beauty Micro Serum di Chanel, 2 Leaf Active Supreme, ancora ne ho altri 2. Ho anche una crema viso sebo equilibrante di Bottega Verde, l'Erbolario Verba Luce crema illuminante schiarente per il viso, Neovadiol Magista della Vichy, un balsamo densificatore nutritivo che vi ho mostrato anche prima, un Revitalift Laser dell'Oreal, un Normaderm, un gel struccante, purificante, profondo, 2 i campioncini della Biotherm che mi piacciono tanto, della Blue Therapy, ne ho ancora 2, Vera Attiva, trattamento antirughe, rassodante, rigenerante, anti-aging, non ci facciamo mancare niente, un rigenerante multilift della Lancome, ho tanti prodotti Lancome, un altro Biotherm che mi è capitato sotto tiro, Zaya, che è rivenduta da Macchilaia, un gel gambe, il prodotto della Dermophysiologique che mi mancava contorno occhi, un immunofluid, qualcosa da ingerire, Misty Or, ma questo è solo per bellezza, cioè perché così c'è la carta profumata, è solo per bellezza, sempre dell'Oreal Le Vitalift Magic Blur, questo lo usa mia mamma, a mia mamma piace tantissimo, un altro della Lancome, che questi ne avevo 2, questo ancora ce l'ho e non lo voglio più tenere per bellezza, lo devo utilizzare, e sempre della Neovedol GF un siero densificante. Ho veramente tantissimi prodotti, come vedete sono soprattutto sieri, creme viso, perché alla fine gira di gira sono quelli che troviamo all'interno dei giornali, siti internet che vi danno la possibilità di ricevere a casa dei prodotti. Inoltre mi dimenticavo, ho anche un prodotto Dior Skin Star, che però non l'ho ancora utilizzato perché è troppo scuro, la colorazione è la 03. No, 0,30. Tutto qui, allora scusatemi se non guardo lì all'interno dell'obiettivo, ma sto mettendo via tutti questi campioncini e devo farcela a finirli, anche perché ne ho ancora tanti altri dentro un cassettino e sicuramente tanti altri mi arriveranno per posta, perché molto spesso mi capita di richiederli online e diciamo che 9 volte su 10 mi arrivano. Tutto qui, se voi richiedete dei campioni online fatemi sapere se li avete mai ricevuti, come vi ci siete trovate, e questi, vi ripeto, sono tutte cose che tranne magari il Cosmoprof, ma i campioni sui giornali o i campioni online sono cose che tutte possono richiedere, non le ricevo solo io, solo perché faccio un misero video qua a mostrarvi delle cose. Tutte noi abbiamo la possibilità, e ve lo ripeto scandendo le parole, di ricevere campioni omaggio. Non serve essere blogger e non serve essere youtuber. Questo è lo slogan che vi lancio. Non serve essere chissà chi per avere chissà che robe. Io mi accontento anche dei campioncini, non mi interessa avere full size per provare le cose. Anche da un campioncino, se magari trovati in più posti diversi, in più giornali diversi, c'è la possibilità di farsi un'idea finale e quasi di provare un prodotto full size o comunque con una quantità decente per farsi un'idea. Tutto qui, io vi saluto, spero di esservi stata d'aiuto o di avervi tenuto un po' di compagnia e ci vediamo alla prossima, ciao!